Radiorama Notizie. Radiorama Notizie. Edizione sportiva. Buon mercoledì da Raffaele Pappadà, appuntamento con l'informazione sportiva. Cade l'ultimo baluardo italiano nel calcio europeo. Al Camp Nou il Barcellona batte 3-1 il Milan e stacca il pass per le semifinali. Blaugrana in vantaggio con Messi sul rigore per un fallo di Antonini sulla Pulce dopo una grande ingenuità di Mexès. I rossoneri riescono a pareggiare con Nocerino, imbeccato da Ibra. Poi l'episodio che scatena le polemiche. Nesta trattiene Busquets, Puyol prova a liberarlo e l'arbitro fischia il secondo penalty, realizzato ancora da Messi. Nella ripresa il tris a firma di Iniesta, la rabbia di Ibrahimovic. Mi dispiace tanto perché non è andato bene, eravamo in dentro partita fino a 1-1, poi hanno dato un rigore che tutti parlano, dai, non devo anche spingere per questa cosa, però ancora non capisco perché ha dato, però posso dire anche capisco più Mourinho perché si incazza quando viene qua, perché secondo me non è giusto. No, loro erano più dominati, però se giocava intelligente e poi se giocava quello che si poteva fare, ma mi dispiace tanto perché uscire così non è che mi dà tanto voglia di parlare di quella cosa, ma tutti hanno visto e si deve discutere, no? Nell'altro quarto il Bayern regola 2-0 l'Olympique Marsiglia con la doppietta di Ivica Olic. Oggi in campo Real Apoel e Chelsea Benfica. Se da una parte Allegri perde per l'ennesima volta Pato, può sorridere per Cassano. L'attaccante torna ad allenarsi con la primavera. Il Lecce prova ad isolarsi dalle vicende giudiziarie, concentrandosi sulla gara di sabato con la Roma. Non ci sarà Carrozzieri, in forte dubbio anche Obodo. Era questo l'ultimo aggiornamento, a risentirci con le prossime news dal mondo dello sport. Raffaele Pappadà vi augura una buona giornata. Radiorama Notizie. Edizione sportiva.